e si vede che ha voluto anche ampliare il testo proprio con degli esempi molto calzanti, degli esempi familiari. La mamma che stira le camicie, Esatto. la necessità di far volare questi figli, di non racchiuderli sotto una campana di vetro, ma lasciare che essi stessi siano anche ispirati dall'esempio dei genitori stessi. Un'altra cosa di questa omelia, proprio nelle ultime battute, è stato questo riferimento al coraggio di sposarsi. Ecco, Padre Marco, tu spesso segui delle coppie, perché oggi c'è questa paura? Perché ci vuole coraggio a sposarsi, a dire sì davanti a Dio per sempre? Ci vuole il coraggio perché la fede ti porta dove non sai di preciso. Sai che ti accompagnerà il Signore, ma le dinamiche precise non sono già scritte. Sono parte della tua decisione, del coniuge che il Signore ti mette accanto e con l'imprevedibilità, perché di questo si tratta, anche della futura prole. Davanti a noi c'è sempre il mistero dell'umano, di una libertà che non si può predeterminare, ma che è proprio bello per questo, perché nella sua imprevedibilità esprime la sua libertà. E adesso il credo.
sorelle, il Signore ci invita a seguirlo con decisione e fermezza, a testimoniare con coraggio il nostro essere discepoli, docile all'azione dello Spirito Santo, innalziamo al Padre preghiere e suppliche, perché il nostro cammino sia sempre sostenuto dalla Sua grazia. Dominum deprecemur. Père Saint, toi qui appelles ton Église. Padre Santo, che chiami la tua Chiesa sulle vie della perfezione evangelica, dona ad ogni comunità cristiana di mostrare il volto di una vera famiglia che sa amare, donare, perdonare. Dominum de precemur. Ojcze pojednania, Padre della riconciliazione, che ci inviti alla pace e al perdono reciproco, illumina le menti dei governanti perché guidino i popoli con sapienza sulla via della giustizia, rifuggendo da ogni conflitto che genera distruzione, sofferenza e fame. Które rodzą zniszczenie, cierpienie i głód. Dominum de precemur. Padre dei poveri, che sei l'unico bene di coloro che nella sofferenza ti invocano, apri i nostri cuori perché nel volto di chi stende la sua mano sappiamo incontrare con gioia il Cristo che per noi si è fatto povero. Dominum de precemur. Padre amorevole, che all'alba della creazione hai benedetto la famiglia, prima comunità umana, sostieni gli sposi con il tuo spirito perché irradiano la gioia operosa e feconda del Vangelo. Dominum de precemur. Padre di ogni grazia, che fondi con larghezza i tuoi doni, accompagna i fidanzati e sostieni il cammino dei novelli sposi perché crescano nell'amore reciproco, siano generosi nel dono della vita, aperti a contribuire alla vita della Chiesa e della società. Dominum de precemur. O Padre, che ti fai conoscere da coloro che ti cercano con cuore sincero, ascolta le nostre preghiere e donaci la sapienza del tuo spirito, perché vivendo ogni giorno il Vangelo della croce, possiamo diventare veri discepoli di Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E adesso si chiude così la liturgia della parola e si apre invece quella eucaristica. Il canto di offertorio è Dov'è la carità è vera. La carità è vera e sincera. Padre Marco,
vediamo appunto doni che sono portati all'altare. Che cosa vuol dire questo gesto, il portare noi fedeli che portiamo doni all'altare? Sempre sul tema delle famiglie, questo rappresenta il lavoro che viene prodotto insieme e che dà come frutti, frutti proprio che vengono dalla terra. E questi li trasforma il Signore. Sicuramente abbiamo a che fare con i doni del pane e del vino che diventano il corpo e il sangue di Gesù, ma portando all'altare questi doni del pane e del vino portiamo anche le nostre sofferenze, le nostre fragilità e allo stesso tempo anche la richiesta di gioia, la richiesta di pienezza che quel progetto di Dio della famiglia si compia. Noi possiamo vedere tramite il nostro circuito interno di Vatican Media, per naturalmente i nostri ascoltatori, che in questo momento le offerte sono portate da diverse famiglie che hanno partecipato naturalmente a questo incontro. Vediamo in questo momento una famiglia con un bambino piccolo, una bimba credo, si vede dalle immagini che ci giungono, che portano questi doni al celebrante, al cardinale Farrell. Ecco, che cosa vuol dire le famiglie? Qual è il dono proprio che offrono al Signore? Qual è il dono che possono offrire? L'amore stesso che nasce all'interno di una famiglia? Sì, nella famiglia si realizzano due tipi di vocazione. L'uno è il dono che gli sposi fanno l'uno all'altra. E dunque la vita insieme rappresenta la coronazione di quella immagine che è nella Trinità, in cui le persone divine si donano l'una all'altra. E c'è di più: l'altro dono che si esprime nel matrimonio è che questa abbondanza di vita, questa abbondanza di relazione sfocia in un terzo, cioè nell'altro che viene generato da questo amore, perché ogni amore che è vero e sincero diventa anche fecondo. Padre Marco, il Papa nella sua omelia ha sottolineato proprio la bellezza della famiglia, che in questo momento ha proprio bisogno di essere difesa da quello che è l'egoismo, l'individualismo, dalla cultura dell'indifferenza. La canzone che stiamo ascoltando adesso appunto parla di carità, e la carità non è altro che poi l'amore, come ci insegna anche l'apostolo delle genti, l'apostolo Paolo. Ecco, allora perché è così importante e in che modo proprio la famiglia deve essere difesa da quello che è l'individualismo, l'egoismo, tutto il contrario dell'amore? Quando noi ci chiudiamo in noi stessi,
veniamo meno a quello che è il progetto per cui Dio ci ha costituiti. Dio in origine crea e la nostra creazione è prima di tutto volta a Lui, ma nella famiglia si realizza questa apertura anche verso i fratelli, in particolare verso coloro che ci danno materialmente la vita, biologicamente la vita, i nostri genitori, e all'interno di questa famiglia che viene a costituirsi, il bambino, l'adolescente, via via che cresce, impara a relazionarsi con il mondo intero. Questo è anche il messaggio che abbiamo avuto da diversi esempi di queste famiglie. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti a Dio. Rendiamo grazie al Signore Dio nostro. È giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito Santo hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti a cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Oh,
santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifichi e consagra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato a celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete ed mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. In attesa. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi